sembra un film horror. Eh sì, amore, è tutto così, amore mio. Beata te che stai là, che c'è il sole e fa caldo, sta del mare. Salutami i piccoletti, poi domani mattina quando si svegliano, diglielo che papà ha chiamato, ma loro già dormivano. Ti mando un bacione. Mica devi andare a letto, no? C'è sonno? C'è sonno già. Non è piccolo. Domani che fai di bello? Vai di nuovo al lavoro, eh? Come sta andando il lavoro? Lo so che te l'ho chiesto già, ma che devo fare? Queste sono le domande. Era per non lasciarci così da soli. Ciao, vabbè. Buonasera. Così, bellezza. Parlavo con la mia ragazza immaginaria, la mia moglie immaginaria all'estero, dove fa caldissimo, così pure per far finta che stavo al telefono con qualcuno. Che se no è pericolosa qua la situazione, mi sa. Gira così. Non lo so manch'io perché è fantastico, esatto. Non so quanto durerà, te lo dico, vabbè, anche perché sto con la mano come cavalletto. Perché il cazzo di cavalletto stava inchiodato con i calzini, tutto legato allo sgabello. Mi stava stranito per toglierlo, poi ho detto, vabbè, andiamo con la mano, tanto. Da casa al bar, un quarto d'ora. Mi dà sempre zero spettatori, avevo fatto la live all'inizio oggi e era partita ma era finta. Poi infatti quando lo chiudevo si era imballato tutto. Il telefonino di merda. E mo pure mi dà sempre zero spettatori fisso. Che oh pulcia, allora, stai pure tu, niente, mi continua da zero spettatori, vabbè, basta che comunque siamo in live, mi confermate voi che è scritto us, vuol dire che esisto, magari mo esce un pazzo e poi facciamo qualche numero grosso e poi rimane tutto tra di noi. Sì, amore, sì, va tutto bene, la solita merda. Là come va? Cioè, prende sempre il sole tutti i giorni, fa caldo, eh? Beate voi, bellezze mie. Diglielo ai piccolini che il papà spera di arrivare presto. Pure lui. Così stiamo là un po' insieme. Spero ci sia. Pure io spero che ci sia Marco Gio. Porca puttana. Mi sono portato pure l'armonica, ma non solo Gio. Spero ci sia anche il maestro Pino, suo grande compagno e amico. Mi si sta incominciando anche io sul braccio, eh? Lo dico. Pulciate, ricordi di queste strade ancora o ormai è tutto finito per te? Hai capito dove stiamo? Sì. Come un documentario di Frosinone. Frosinone, fondata nel lontano 1322 da bande e orde sparse di ciociari, sparsi tra le colline, briganti d'annata, sangue dei sangue forgiati da una vita di pastorizie, mandriani per eccellenza, fondarono questa beneamata cittadina nel 1622. Quando poi arrivarono qui le forze nazionali, quindi l'avvento della secessione, l'indipendenza le puniche e quindi lontano 800, i modi del 48, Frosinone divenne una città molto importante già perché era sede di papi, vescovati, borghesia, alta nobiltà.
qui lontani da Roma, i poveri uomini potevano venire a soggiornare in questa beatitudine di pace e tranquillità di quel che era, che adesso, come vediamo, non è, che se lo sembra adesso. Ci sono i famosi casermoni, intanto, parte sempre il documentario, andiamo ad oggi, e qui c'è il parchetto magico, ragazzi, che adesso andremo ad affrontare insieme. E adesso entriamo nella parte, saprei come dire, in questo mini green park, in questo mini, come si chiama quello che sta a New York, non viene, non lo so. Comunque, qui ragazzi sembra quasi autunno in New York, eh? Cioè, purtroppo, aspetta, mi metto di qua perché da dove state voi non so, non si vede bene, ma da dove sto io è veramente bello. Proviamo un attimo ad osservare questa parte di Frosinone, con la Monti Lepini alla nostra sinistra. Molto bello. Guarda, eh? Molto interessante. C'è anche gente che ci dorme a volte qui, in questo parchetto. Speriamo questa sera di non disturbare nessuno, forse sì, stiamo in silenzio perché alla nostra sinistra c'è qualcuno forse. Sono dei sacchi. Come vedete c'è gente qui che ci vive. Qui si dorme. Se volete vi faccio vedere di nuovo, panni appesi, casa di qualcuno qui, in questo parchetto. Noi continuiamo per la nostra avventura, ci rimettiamo sul sentiero di Breccia che, costeggiando la Monti Lepini, ci porta verso la prima rotatoria. E parlavamo di Frosinone, quindi tornando, possiamo dire che Frosinone è stata presa come esempio mondiale, a livello mondiale, per il piano urbanistico più sbagliato del pianeta. Perché? Perché il piano urbanistico di Frosinone è stato fatto, progettato a cazzo di cavallo. Quindi è stato fatto un po' all'inizio, un po' no, un po' sì, un po' dopo, soprattutto molto dopo, molto tardi. Quindi potrete capire che Frosinone è spezzata, come dire, in due. Perché? Perché c'è la parte storica, antica, come la maggior parte poi delle province e delle città d'Italia. C'è la parte antica in alto, che è molto piccola, bellina, ristretta, caratteristica, ma anche abbandonata purtroppo. Lasciata al caso, un po' al qui e là. Mentre la parte in basso, per esempio questa dove siamo adesso, i casermoni qui che abbiamo sulla destra, che si vedono in lontananza, vedete un po' di luci. La parte in basso è nuova, quindi grattacieli, palazzi, cementifici, queste strutture nuove che cozzano un po' con questi palazzi grigi ormai usurati, più di 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni. E adesso il ponticello. Guardate che bello questo ponticello, ragazzi, spero che non frani al mio passaggio. Tiè, dove cazzo l'ho portato? Non era per me. Oh, che sta succedendo? Pulciaro, so fa qualcosa a Pulciaro, no? Niente, scusa Pulciaro, non volevo. Vabbè, ce ne stanno due dei grattacieli, oh, qua alla stazione. Che ha fatto? Grattacieli, grattacieli, grattacieli. Qual è la definizione di grattacieli? Quanti piani devi superare? Grattacieli, sai? C'è vita qui, ragazzi, c'è un sacco di ragazzi, un casino, tutti che suonano. Bello, bei cerchi, si sentono le vibes, figo. Guarda, da quel clubetto laggiù mi sembra più interessante. Mi sa che vado lì. Ecco, sotto contento 7-800 almeno. Beh, quello che sta a casa ce n'è una decina, pure di più.
E quello di vetro, il palazzo di vetro è un grattacielo sicuro. Cioè, si vede pure da qua, si giovane, mo perché è buio, sennò si vedeva tantissimo. Non sei matto. Si vede tutta frusinata. Si pensa, però guarda che bello il riflesso, ragazzi, delle foglie, che favoloso. Che magia. Lo so, ma sono troppo allegri e mi stanno aspettando un gruppo di ragazze al caffè Martini, che stanno allegre pure voi, pure loro sono a 7-8 e penso che pure voi avreste fatto lo stesso. Lo so che qua è figo, è pieno di gente, soprattutto il gruppo sta suonando, è bellissimo. Guarda che bello, raga, infatti mo saliamo, proprio bello, un casino di gente, però devo andare, ragazzi. Sì, scusate ragazzi, no, no, la sigaretta non ce l'ho, mi dispiace. Ciao, grazie. Ce ne andiamo, questi ragazzi la sigaretta non ce l'avevano. Ah no, me l'avevano chiesto a me. E vabbè, dai. Bello, guarda che bello. Eccoci sulla Monti dei Pini. C'è il posto di blocco, non c'è, qui si mette spesso per chi non lo sapesse. Mi raccomando, mettete la cinta, guidate con prudenza. Non bevete. Bello, eh? Siamo già più di metà strada. Attraversiamo la Punta dei Pini così sconsiderati. No, è bella sta strada, mi piace. Tutto illuminato. Chi ci sarà da Gigi secondo voi, eh? Parte Marco giù. Pulciato, che dici? Chi ci sta? Parte Gigi. La ragazza che lavora lì. Non c'è un modo per bloccare lo schermo mentre continua a fare col telefono qua, eh? Mi si sta anch'io dalla mano. Cercate la troia. Spero un casino di gente. La speranza è una cosa buona. Come vediamo. Andiamo, sono passate una macchina. Eccola, questa qua. Quella di prima pure, due. Da quando sono uscito di casa mi sono passate due macchine. Quanta gente ci potrebbe stare, però non si sa mai, eh? Gigi è un X2. Incognita. Questa è l'ora in cui comincia ad arrivare la gente, in teoria. Infatti, prima di arrivare, noi gireremo la videocamera verso di noi perché non vogliamo far arrabbiare nessuno. Soprattutto rispettare la privacy, qualcuno che si sta fermando dietro di noi. Gente che non ci fa attraversare, grande. Almeno tre sì, perché già sono in due, se arrivo io siamo in tre, quindi tre siamo sicuri. Qua non sta scritto manco il tempo della live, non sta scritto un cazzo. Che merda. Non vedi quanto tempo ci volevo, ci avevo messo. Mi mancate, merde. Mi mancate, però già sai, manco te lo devo dire, già sai. Però non chiami. Vieni qua e non chiami. Essere. Non c'è l'ospedale. Aia, sirene spente, ragazzi.
Ma da mangiare un paio di Kit Kat da Gigi, i Twix, tutta quella porcheria. Due chiacchiere e ci rificchiamo. Dovrei pulire casa. Lo dico con tristezza perché dura. Mo' di notte a pulire casa. Tu palle. Vabbè, ma tu che stavi a fare a quest'ora? Che stavate a fare, raga? Tu, Pulcia, che stavi a fare? Io mi stavo a vedere una serie un po', ma mi sono subito rotto il cazzo dopo un quarto d'ora. E sono uscito, mi sono messo a dipingere, come sapete. Però mi ero rilassato un po', ho mangiato. Invece niente, ho detto fammi uscire subito. Stavo già con la smania. Finito da poco sessione. Ah, stavo a giocare un giochetto. Ah, è vero, hai fatto la sessione tu. Che è successo? Mo se ci stanno i ragazzi di D&D, da paura. Infamiamo un po' sulla versione nuova. Però ti danno due volte i dati, eh. Solo che levano tutti i tiri, hanno detto. Cioè no, scusa, i malus, i bonus, non si fanno tutti quei cazzo di calcoli. Di due volte. Sembra un po' aleatoria la cosa. Stavo a giocare di ruolo a Starfinder. Pathfinder, Starfinder. Pathfinder è la versione quella là del D&D. Che dovrebbe essere 3.5, no? Ma non lo so, non mi ricordo. Già che mi ricordo che è una versione di D&D. Già è tanto. O stai a giocare a un videogame, si chiama così. Stavo a giocare di ruolo. Mi si sta anche rosa il braccio. Soprattutto il mignolo. Cambio dito. Io un pochetto mi vergogno arrivare così al bar, raga, ve lo dico. Ah, immaginavo bene, allora, immaginato, non te l'ho detto, ma immaginavo bene. Bello. Ma non ci abbiamo giocato pure noi, già. Scusa, quello che giocavamo dove ci stava Cebete, che era? La Pathfinder. E basta. Ah, ma abbiamo giocato pure a Starfinder una volta, ai pirati spaziali, quella roba là, ti ricordi? Sento voci. Sento voci, però posso far così. Posso far così. Eh sì, ciao, ma... No, niente. Ma invece voi come mai svegli a quest'ora? Sto a posto? Sì? Avete giocato oggi la partita, com'è andata, ragazzo? Ti ho comportato bene? Oh bella lupo, lascia sta come ha giocato. Come ha giocato non mi interessa manco più di tanto, però. Ha fatto il bravo, si è comportato bene, non è che ha sbroccato con l'arbitro, no? Pathfinder. Sì, un attimo. Ma fino a mo' dove stavi? Scusa lupo, ecco, siamo arrivati al bar. Dove sei? Siamo per strada, sono uscito di casa 20 minuti fa, da quando è che stava? Un quarto d'ora, non lo so perché non mi dice la live niente. Mi dà pure zero spettatori. Siamo arrivati al bar, ci sta un bel po' di gente, giro la camera verso di me perché ho paura. Ma chi? No, niente, stavo a fare finta di qualcosa, di parlare con qualcuno, capito? Del tipo, sì, ok. Va tutto bene, no?
Il lavoro tutto a posto. Senti, l'hai sentiti i tuoi? No, così, come stai, come non stai? Tutto a posto, no? Qua un po' di gente ci sta. Sì, più che altro ci stanno le macchine. Ecco, sta Chiara. Sta arriva Chiara. Eccola. Se è una diretta dimmelo, così almeno faccio lo pterodattilo Vai, fa lo subito. pterodattilo, è una È diretta. una diretta? No, Sì. Fa fammi vedere chi è. lo pterodattilo. Ma allora io... Fallo verso di qua, fallo verso di qua. Madonna, oh, lupo, hai fatto bene, mi sa, eh. Chi è? Entriamo. Hai fatto proprio bene. Rimettiamoci subito la camera verso di noi, L'ha preso perché bene lo pterodattilo, eh? l'ha preso benissimo. Ci potrebbero essere mostri, quindi stiamo attenti. Questa videocamera. Buonasera, Mauro. Ah. Ehi, ciao bambini! Ciao bambini! C'è anche il Piero, grande Lupo Gio, non ancora mi ricordo Lupo Gio, uno dei primi. Certo. Ma ce l'hai fatto poi il lupo a Lupo Gio sul murales? Certo. Lontano, gliel'avevo detto. Sì, bello. Io glielo volevo Lupo, fare ma te l'ha fatto? sull'albero, io glielo volevo fare davanti, lui no, fammelo là sopra la montagna. Ho detto, guarda che si vede piccolo così, lo so, però lo voglio là. Vabbè, allora, basta che è contento, contento il nostro amico Lupo. Zero spettatori in questo momento, forse è No, bloccato il sta bloccato counter. dall'inizio. Non è mai Non lo so chi ci sta, perché comunque va. Va bene, Andava. ragazzi, se ci siete scrivete qualcosa Ma l'hai per me. visto il lancio della NASA? Oh, ragazzi, su Twitch stanno a fare il lancio della NASA, lo dico contro le mie cose, andate a vedere la NASA. Ma io Fra ce l'ho il canale della NASA.2 ore e mezza tipo parte, Io il canale della Due NASA ce ore e l'ho proprio mezza. fra i seguiti. Contento si fa per dire. Lupo, chi è causa dei suoi mal pianga se stesso. Ricordalo. Proietta la NASA. No, non No, il proietta proiettile è più. a casa, il Sì, già si è proiettile. smesso di proiettare. Ce l'ho a casa il proiettile. Ah, Pie, comunque ho messo la televisione 32 pollici in bagno, morto di fame. Senti, capite? Senti che voce, protecci. E senti che voce, senti. Ciao ragazzi, benvenuti a Elvis Provvisorio. Camminante. Non solo è un bel ragazzo, sentito che voce. Ma come fa a non piccare così? Camminando andante verso il baradaggio, ma non troppo. Sembra l'inizio di un porno. Lo è. Vabbè, ragazzi, io mi sa mi prendo qualche cioccolata. Chiudiamo, mi sa, eh? Chiudiamo. E allora, ciao Sarò bambini! bellissimo. Anzi, forse andiamo a sedere là. Qua non ci sta seduto nessuno al tavolo dei campioni, com'è? Francesco non viene più. Non ho più notizie da 2 giorni. Oh, la luna! È rossa stasera la luna, com'è? Sono morti tutti. Sono 2 giorni che non ho notizie di Francesco. Dovrebbe essere morto un boss. Mandagli un messaggio tu, mi sembra il caso. Che ne pensi? No, però è pure, ti ha mandato 2 volte lui, l'ha scritto. Vabbè, mo scriviamo, interessiamoci la cosa. Oh, no, se vuoi. Vabbè, mo perché sto in diretta. Vabbè, sì, comunque il numero non ce l'ho, quindi sempre il telefono devi via. Se no, vado pure staccare. Passo il cellulare. Novità? Sta in diretta ancora? Si devono togliere? Vai su, stacco. Non so come fa. Ah no, perché sta scritta. No, mi sa pure da qua, però vabbè. Ah, ecco, Disattivato. Silenzio.
Comunque Piede, volevo chiedere, ma chi cazzo ti credi di essere però? Prima ha detto mi mancate, Ha detto. Alla fine potrò portare quella a isola. Ha detto non l'hai sentito perché era veramente bello. Ti manchiamo, Piede. Prima ti manchiamo. Ciao Mirko, vabbè. Perché non ci hai chiamato se ti manchiamo? Si mette i puntini di sospensione perché sta intimidito. Sta muto a fare il pettegolo, Fusi, sì. Abbiamo mutato un attimo che Gigi doveva fare il pettegolo. Ti manchiamo, Facci una foto, stampala e mettitela all'acqua, sì, la mattina quando tardi ci vedi. Facci una foto così. E quando vieni non chiamare, mi raccomando. No, Così ti manchiamo di più. Bravo. Se no poi non ti manchiamo più, è brutto. Se appena ci vedi poi non ti... Che? Due? Dei cocktail fruttati. Due cocktail fruttati, quanto fruttati? Ecco Chiara. Fruttati. Chiari, guardate che carina sta. No, no, le fai tu. No, vai a lavorare. No, lo fai tu, non lo so fa. Non fa così. Il cocktail lo fai? Chiara. Dai, no, non lo so fa, G. Non mi dice, no, non lo faccio. Non lo faccio, non lo so fa. Questo è content, sì, ragazzi. Non li so fa. Ma sei fuori? Sì. Ma sei fuori davvero tu? Vai a farsi i cocktail. Un oggi e mezza di vodka. Ma non me le ricordo queste cose. Quanti cocktail devi fare? Due, perfetto. Vengo io, ti aiuto. Tre oggi di vodka, una bottiglia di succo d'arancia, una bottiglia di succo di mirtillo. No. Shakeri tutto e inversi. Pronto. Vai, si chiama Sia Brisa. Come lo faccio a fare tre oggi di vodka? Di? Due volte il coso. Due volte un oggi e mezza. Oppure tre volte un oggi. Caro Luigi Maker. Una bottiglia di succo di mirtillo e una bottiglia di succo d'arancia. Succhi di tutto. Ci devo mettere il ghiaccio nel bicchiere. Sto in diretta come Elvis. Nel bicchiere. Il ghiaccio. Sì. A posto. Vabbè, ragazzi. È stato bellissimo. Ma chiedo che volete, non volete ciò niente. Salutiamo PG. Ti mandiamo un abbraccione. Io sto qua, cioè, mamma, ma a te manco te l'ho passata, eh? No. Vabbè, a posto. Fuma, fuma. Chiacchiera. Vabbè, va a farsi due cocktail, va. Ah, facci due cocktail, vedi un po', dici quello che ci vuoi fare. Andiamo dentro. Ah, no, troppo zuccheroso. Andiamo a vedere Gigi che fa i cocktail, dai. Anthony, ma cosa avete sfruttato di cocktail? Come ci puoi fa? Guarda, io era veramente il Sia Breeze. Sarebbe... Vogliamo grande Gigi che fai cocktail, ragazzi, aspettiamo un attimo. Succo d'arancia. Qua c'è il aspetta, certo, tipo pure... Un attimo, se no, una pigna colata. Se l'avete chiesto, sta da allora facci qualcosa già mamma io qualcosa all'ananas il mio colato però basta che non è troppo dolce le tue mi colato uno due o tre due no io no con te ma se tu non zucco una piaccia una volta che faccio una dolce o no, socio? Ma tu, non è per io, che svelta, lo so, per io. Ah, hai visto quello che ho portato? Per metterci questi qua. No, quelli grossi, ce ne dico 2 euro, ma mettili là, capito? Così, tanto poi si fregano 50 centesimi una cosa, però si fregano 5 euro, nada. Ti trovi? Sì, sì. Poi quando diventano sani, se ci servono i sani abbiamo la riserva degli spicci là comunque. E noi li cambiamo per noi. È buono per tutti. 50 euro? 50 va bene, cioè 20-50, 25-50. 200. Tanto poi quando ci servono i spicci li cambiamo. Quando arriviamo a 5, 10 li cambiamo.
Riprendiamo. E poi hai finito già G? 9? Riprendiamo qua, mi chiedono di riprendere. Riprendiamo il Giorgi. Eccoci ragazzi. Ecco Gigi per voi. Ecco Chiara. Andiamo, bisogna mettere il ghiaccio. Sto facendo una pigna colata? Hai detto? Pigna colata? Gigi che fa la pigna colata. Non abbiamo tutti gli ingredienti, ci manca il latte di cocco. Sta come a Scorpion, dicono, eh? Sono a Scorpion. Per la mascherina. Ciao Gigi. Andare? Sì. Guarda che inquadratura, eh? Solo per te, PG. Yeah. Sac. Fa tipo film, eh? Bicchieri da coppa. Yeah. Amore. No, così questo prova da coppetta, eh? Andrebbe a coppetta con il bicchiere col gambo più basso. Dai, G, che sennò si smantano, si smontano. E là. Andiamo a vedere. Che bello. Che poesia, ragazzi. E lì. E allora, è stato bellissimo. Orientiamo la camera verso di me, così non disturbiamo. Direttamente da Minkeldown. Chiara, bellissima, se vuoi là sopra stanno i miei spicci con le cose da pagare, che stanno ancora lì su. Su 4? No, su 3 mi sa, o no? Di 10, 4 euro, sì. No, mi devi da 40 centesimi, no? Che me ne avevo? Vieni, ghiaccio di ritardo. C'è il ghiaccio di ritardo. Cos'è? Un frullato, chiede Lupo Gio. No, è una pigna colata. Abbiamo detto prima, una pigna colata. Quanto viene? Quanto viene? G6? Mi pare 6, Lupo. Perché vuoi venire a prendere una pigna? Se vieni qua te lo offro io. Costa 6, ma se vieni qua te la offro io. C'è un bel casino qui, sì. È un frullato all'alcol, esatto. No, in realtà come cocktail è uno dei cocktail meno alcolici. Succo di frutta. Domenica ci facciamo bere. Domenica che beve. Chiara e Gigi che bevono. Sei succo di frutta, dai. Imbarazzati. Non vogliamo imbarazzare nessuno noi. Fa molto caldo qui dentro. Fa molto caldo qui dentro, Piercarlo. Eccoci con Piercarlo, ragazzi. Siamo qui in diretta anche con Piercarlo. Ciao. Questo è finto. Questo non è vero. Dai, imbarazza qualche... Che cazzo scrivi, Luigi Maker? Non si legge. Astante per gioco. Astante. No, invece io penso che me ne stavo andando, figurati. Quanto sto astante, sì. Mi prendo le mie cioccolate e me ne rivado. Grande Ale, un po' di... Ah, se non va bene, sicuramente, vedi il tuo sabato, venga a trovare.
cioccolata. Il resto me l'hai dato? Sembra un rapinatore di palme, socio. Rapinatore di cioccolata. Vengo, rapino Twix, Bounty, Mars e vado via. Oh, c'è un Jambic. No, che intervista sto cazzo. Mica stiamo a coso, a Vox Populi, eh. Ma non stai a giocare, merda. Je ne pas. Noi mangiamo una cioccolata. Eccoci, Una mezza cioccolata e si riparte. Isle Fiacca, canale Morente, sì. Disperato come te. Ma dove ti trovi? A Napoli? No, stiamo a Frosinone. Stazione di Frosinone. Prossima fermata Ceccano. Beh, voglio che c'è qualche problema in questa zona. C'è qualche senza problema in questa te. Zona. Io mangio sta cioccolata e mi sa riparto, vuoi? No, grazie. Ce l'avete 2 euro per il parcheggio questo. Che suonano tutti con l'auto, dice. Suono? Suonano tutti con la macchina. Vabbè, ma non è tardi, oh. Perché a Napoli, solo a Napoli hanno in giro con la macchina. Mica l'una, suonano. Suonano. Ho capito, se ne vanno tutti con la macchina. Sono suonati tutti. Perché ha vinto l'Italia, mi sa. Ha vinto il Frosinone. Ha vinto il Frosinone. Che cazzo? No, mi chiede un bel po'. Dica? La macchina sta tomando. Da 600 cavalli la porta a 1001. Il sistema in Norvegia ha fatto 1001 cavalli, costa 870 cavalli. Domenica andrà a Campo di Appennino, a parte c'ha il cronometro la macchina, no? Mezzo cazzo va Giano, PG Maker. Sta la casa blindato. L'ho chiamato, eh. Mica esce. Ho sentito l'aereo macchina. RS6 fa macchina. Raga, però sempre la qualità. Sa giocare al giochetto. E quindi se conduciamo con la porta. No, non faccio niente. Vabbè, va. Ma non mi giudico pure io, va. Live morente. Vabbè, oggi ho dato più di 3 ore. Tanto che non lo facevamo qua. Qua è troppo. Non c'è manco una spalla, se ci fosse già Gio cambierebbe tutto. Sì, ma c'è un messaggio tipo dalle 10. Dico Gio. Twix. Twix, Bounty, chi ti regala tutto? C'è tabacco? No, mi sa me li porto. No. Non c'ho niente, sono uscito proprio senza niente, ma come sono uscito me ne chiedo. Guarda, ne dubito. Cambia può cambiare. Ma è meglio. No, guarda diabete, non ho mangiato manco un pezzo di cioccolato oggi, non mi rompi i cazzo. Allora. Ora ci raschio pure. Vabbè, allontaniamoci pure che non stiamo a lavorare, facciamo le persone educate, dai. Ah. Caro BG Maker. Gappa Kiss. È la zella, sì. Gigi sta a fare altre 2 pigne colate. Entriamo ancora a vedere Gigi. Meglio di no. Attendo.
Ma la sigaretta si faccio il pigiaggio. Vai, la sei comprata? Ci fanno i col Gigi. Vabbè, è deciso, ragazzi. Caro Gigi, noi ce ne andiamo. Io e PG Maker ce ne andiamo, ci è arrivato anche Giambic adesso. Ciao! Ti salutano tutti. Che salutate Gigi, raga. Cosa mangi? No, non dovresti far fuoco. Vabbè, ciao. Buon viaggio. Buon Halloween. Ciao raga, buona serata. Ciao, modello nuovo. No, 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 l'Euro X. Peggio l'Euro X. No, quando è così... Dai così, raga, oggi ho una spalla almeno. Così sto là, chiacchierò con qualcuno nel frattempo, mi passa il tempo, ma... Gigi sta a lavorare. Sto là da solo. Almeno un conoscente. Per appoggiarsi lì. Fare due chiacchiere con... una persona pseudo normale. Non ubriaca soprattutto. Se no la soluzione è proprio il contrario, ubriacarsi. Però non mi sembra proprio il caso. Domani è un grande giorno. E beh, un bel po'. Un po'. Vabbè, volevo andare a vedere pure. Oh, ma potete andare un attimo sul canale della NASA e dimmi quanto manca al lancio, lo voglio vedere davvero io. No, eh? Lo devo fare io. Lo state a vedere? Figato lo vedevo. Dai tempi dei tempi. 1 ora e 44, grande. Madonna, l'ospedale, raga. Ah, possiamo rimettere pure la camera un attimo questa qua. Guarda l'ospedale. Brutto. Così la televisione è brutta. La strada ritorno sarà presso a poco la stessa, possiamo cambiare, purtroppo. Vabbè ragazzi, io prevedo non succederà niente di molto divertente tornando, dai. Passaggio è libero. Mi mando un altro abbraccione. Abbiamo sperato in un gioco che non c'era. Un qualsiasi amico che sarebbe voluto venire con noi, ma non c'è stato. Da oggi pomeriggio. Purtroppo è così. E vi mando un abbraccione. Un abbraccio da Elvis. Provvisorio. Sì, ma non ci hai dato manco tempo. Ma che non ci ho dato tempo? A chi? No, no, troppo, 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 fidati. Fidati. Vabbè, magari ne riparleremo se vuoi. Fidati. Quindi è andata bene così. Pare che riusciamo a tornare a casa. Vabbè, oh, meglio di niente, dai. Oh, giretto insieme ce lo siamo fatto. Io sennò sarei venuto qui da solo. Alla fine ero venuto per la cioccolata, per San Paolo Gigi. Mi sono scordato pure di portarmi le sigarette, purtroppo. Sennò magari potevo rimanere a fare una sigaretta, ma... non c'era nessuno che ci appoggiava. Se... bella... bella battuta, Lupo. Bella battuta, battutone. No, e anche se ci fosse stata, sarebbe stata
o proprio di quelle che non riescono. Vabbè, dai, non mi fa parlare, dai. Non mi fate dissà. Qua c'è gente che arriva con la macchina e si ferma, la polizia addirittura. Salve. Salve. Io ero andato a questo bar che c'è qui di un amico e adesso sto tornando a casa a piedi, sto in diretta su Twitch. Per quello sto col telefono così. Ah, okay, sto col cappuccio per evitare che mi... Vabbè, arrivederci, buon lavoro. Niente ragazzi, meno male non è un mostro, non è qualcuno che ci vuole... Per fortuna sono i carabinieri. Mi fermano così, a piedi, dicevo, ho visto uno, sai. Cioè di tutta sta gente che ci sta, capito? Alla fine hanno fermato a me. Bellissimo, numerissimo. Le devo inquadrare, Fantastico. Vedi però, vedi, poi non dobbiamo mai chiudere. Me la devo giocare meglio. Sto pure bello scialbo stasera. Sarebbe stato bellissimo. Cazzo, me la potevo giocare meglio. Fantastico. Comunque non è la prima volta, raga. Non so perché mi fermano sempre a piedi. Guarda che di notte non ci sta nessuno in giro. Però lei dove va? A casa. Porco due. Pensavo fosse qualcuno, uno pseudo amico. Mettiti a fare ciammello intorno a caverma. E guarda che se giro a sinistra vado a Madonna della Neve, Rina. Erano due fighe? No, erano due carabinieri. Lei dove va? Guarda, a casa mi stavo a rompere i coglioni. Ma che spettacolo comunque, che spettacolo. Dopo glielo voglio dire comunque a Gigi, mi hanno fermato le guardie qua fuori a piedi. Ci mancava, mi chiedevano i documenti. Stanno fuori sì, io. Cioè manca a dire, so a correre, che ne so, alle 2 di notte vedi uno che sta a correre, dici vabbè, a tutta che sta a scappare, sta a scavalcare il recinto. Sì, sto a camminare, posso camminare, capito? E poi mo a quest'ora guarda quante macchine, un bordello sta succedendo. Prima sono passate due macchine in tutto. Sale ora X. No, la peggio. Tanti video sono tutti registrati per fortuna, però. Le clip, chi è Papella oggi mi ha detto, no, ieri ci siamo scritti là su, mi ha scritto su Instagram, Sama scrive, mi ha scritto che poi ci siamo scritti, poi lui mi ha scritto, io l'ho scritto, no? Issa ditte, che ditte? Che sa che isse poi la ditte, no? Che mai la ditte? Stavo troppo a ridere. Vabbè sì, io pensavo fosse qualcuno, cioè non ho proprio pensato che fossero i carabinieri. A me è venuto un po' da ridere, un po' sono rimasto così. Bellissimo. Comunque è la seconda volta mi sa che mi fermano le guardie mentre sto su Twitch, eh? Non è la prima. Bellissimo. E vabbè, ragazzi, a questo punto mi sa che veramente è tutto finito, eh. Mo continuiamo, scendiamo giù. Però penso che dopo questa
stavolta niente parchetto, siamo sopra, siamo belli alti, i piani alti, guardate che bello il parchetto sotto, tutta la gente, quasi quasi mi fermo un po' qua con qualcuno. Già, sei arrivato alla Lega 2 là, a Lega 3. Mo quando gioco io mi sfonano, eh? Originale. Tanto mi sfonavano già prima, quindi è uguale. Quindi se mo vado e vinco una partita sono eroe. Oppure quello che mi sta a giocare contro è scemo. Ma bei colori però, a parte scherzi, guarda bei colori. Porca miseria, guarda bei colori, oh. Ha riscattato vocale 60, che sarebbe? Che era? Ma poi come 60? Solo 60 costa. Che è vocale? Non mi ricordo più, PG, non mi ricordo quello che ci sta scritto. Te lo dice? Non era canta. Ma non si sente perché non hai cassa. Ah, no. No. Quelle sono cose belle, sì. Stavo a dire pure a Hughes oggi, mi vorrei fare la GoPro e vorrei andare a caccia di fantasmi di notte, così. Tipo Ghostbusters. Con la torcia in testa. Vado allo schioppo di notte, cerca di cinghiali, animali, così. Là si corre, ci si arrampica sugli alberi. Sotto le fogne, tunnel, roba del genere. Termini. Al binario 1. Insomma, mica tanto, eh. Cioè, è divertente fino a una certa. Poi, da soli è una cosa. Comunque, metti che ne prendi un po' di mostri, rompono il cazzo, poi. Che ne becchi uno. Poi, dove li trovi questi mostri? Se vado al baretto pure quello pieno di mostri, là dietro, è così, già hai capito quale, quello di fronte alla Pietrobono, chiuso, eh. Tutto chiuso. Dove vanno? I mostri vanno in giro a fare che non ci sta nessuno. I mostri stanno più di giorno a scroccare le cose. Poi vabbè, se si ferma il mostro con la macchina, là già cambia tutto. Il mostro boss è un'altra cosa. È troppo pauroso. Ti vorrei vedere a te con chi capigli in giro qua. Chi cazzo eri? E te la fa un giretto, no? Io intanto giro. Tu no. Chiappa, chiappa, sì. Ma magari, magari, PG, ma dove stanno però? Ma mo live vir le guardie, l'unica cosa che abbiamo incontrato, l'unica persona che abbiamo incontrato sono le guardie e ci hanno fermato. Cioè, qua si sente un odore buonissimo di oppio e sottobosco, non lo so. Ora vado diritto qua, solo perché sei tu. Beh, siamo proprio davanti alla strada qua, così è un po' più trafficata, vedi quanta gente che incontriamo. Che gente. Mazza, pieno.
fare ostia la domenica, più quella di Rienzo di sabato. Bravo, tipo knockdown. Tipo knockdown. Knockout. KO. Macchina. Che fai adesso? Che cazzo ne so? Torno a casa. Poi vediamo. Torno a casa. Là c'è andato il barbiere di ragazzino, bei tempi, eh. Dove va? Oh, due signore. Due signore. C'era qualcuno che compra le sigarette. Qualcuno si è fermato con la macchina, sgomma. Gira. Osserva. Intanto osserva. Beh, un mito. Faceva un po' come cazzo gli pareva. Dove vado con Tuzzo? A casa. Sono uscito, sono andato a un bar, ho preso un po' di cioccolate, mandavano e mo torniamo a casa evitando le pozzanghere perché vogliamo essere bagnetti, bagnetti. Tu dove vai? Ecco, continuiamo ad andare dritti, guarda, vado al Conad. A che bar sei andato? Al caffè Martini. Sai dov'è? Un bar, un ristorante bar. Aperto di notte. Il Brew Game? No, non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. In teoria dovrei pulire casa. Ci vuole azione. Ma dove sta l'azione, PG? Ma lo vedi che pare che è azione qua. Pare post apocalittico. Ecco, la macchina, azione. Ci conosciamo più di quanto pensi. C'è il Conte. Contuzzo 95. C'è il Conte. No, a quest'ora dorme il Conte. Non lo so chi sei. Chiara.
ma fa caldo. Già cambia troppo pesante. Conte, eh? Sei ancora sveglio, Conte? Non è tardi. Tardi, oh. Grande Johnny, dove vai? Sto tornando a casa perché sono andato a un bar a prendere un po' di cioccolata che ne avevo bisogno e ci siamo fatti una passeggiata insieme. Oggi mi ero fatto un'altra live, ma a casa mentre dipingevo. Questa così un attimo per fare una camminata in compagnia. Ah sì, è un po' che non ci vediamo qua. Tu che dici? Non parlo tanto forte perché comunque sto di strada a notte, dormono tutti. Quasi. Un po' perché sto lavorando, un po' perché quando non lavoro sto a casa a dipingere e comunque mi rendo conto che non è molto divertente guardare. Però poi in più non volevo rovinare la sorpresa al cliente che mi ha commissionato il quadro, però oggi è quasi finito il quadro, quindi è andata così. Non era manco questo il cliente in realtà, perché l'altro ce l'ho ancora mezzo finito. Niente, non lo so. No, sparano no, però rompiamo le palle. Quanto si sente? Penso. E niente. Sì, io lavoro 4 giorni a settimana, però ho 10-12 ore al giorno, quindi bella impegnativa, e gli altri 3 sono libero. Mo sto cercando di rifare live piano piano. Pure già riuscito a fare 1-2 volte a settimana sarebbe qualcosa. Che inizia divertente. Oggi un po' di risate ce ne siamo fatti. Hanno confermato le guardie poco fa, per esempio. Abbiamo infamato Peach Maker oggi pomeriggio, è stato bellissimo. Per quello è stato divertente. E tante altre cose. Oh, ragazzi, qua veramente siamo arrivati a casa, eh? Vi voglio bene. È stato bellissimo. L'azione è finita. Il semaforo rosso. E ci dobbiamo fermare. Ecco, verde. Vi voglio bene.